Ben ritrovati. È la 1:44. Avevo appena finito di registrare il video recensione e ho cliccato male, ho cancellato tutto, quindi tocca rifare da capo. Vabbè, ci sta. Recensione del secondo volume della trilogia di Manuel Oreiro, Apocalisse Z. Il secondo volume si intitola Apocalisse Z, i giorni oscuri. Il primo era solo Apocalisse Z, il secondo ha come sottotitolo I giorni oscuri e il terzo come sottotitolo L'ira dei giusti. Del primo troverete la recensione cercando tra i video pubblicati sul mio canale, ovviamente. Comunque, non vi voglio spoilerare più di tanto, ma avevamo lasciato i nostri quattro eroi, ossia l'avvocato, la voce narrante di tutta la storia, Viktor Prychenko, il pilota ucraino di elicotteri, Lucia e Suor Cecilia, l'infermiera. Li abbiamo lasciati che erano appena decollati con l'elicottero alla volta di Tenerife, perché ormai tutta la Spagna, tutta l'Europa, è quanto è dato a sapere, visto che ormai si sono interrotte tutte le comunicazioni radio, televisive, internet, non c'è più niente. Tutto il mondo è co stato colpito da questa pandemia scatenata dall'irruzione in un laboratorio nel Dagestan, un piccolo staterello del Caucaso, di un gruppo di jihadisti che dopo essersi impadroniti delle armi e di quanto loro necessitava, come ultimo gesto folle hanno iniziato a sparare ovunque e hanno distrutto le provette che contenevano questo virus che ha appunto scatenato questa epidemia che ha praticamente distrutto l'umanità. Un'epidemia che trasforma appunto le persone che vengono colpite in non morti. Voi direte sarà il solito romanzo di zombie, no, è una cosa molto più profonda. Cioè io ricordo di aver visto quello che è considerato il capolavoro a livello cinematografico di film zombie di Cesar Romero, tra l'altro morto pochi giorni fa. E sì, bel film, niente da dire, però il genere zombie, un po' come il genere vampiri, c'è cioè questo. Non mi piace. Questa trilogia invece è molto particolare perché è proprio è la storia di questo gruppo di esseri umani che cerca in tutti i modi di preservare proprio la sua umanità, di cercare innanzitutto di non solo salvare la pelle, ma di continuare a sperare nella rinascita di un nuovo nucleo di persone che possa ridare vita alla Terra. Ed ecco che appunto, dopo varie avventure narrate nel primo libro, arrivano finalmente nei pressi di Tenerife. Qui i quattro vengono presi e trasbordati su una nave dove vengono rinchiusi per la quarantena, perché il governo di Tenerife è molto rigido a riguardo. Non si sta sull'isola se non si è superato un periodo di quarantena che dimostri, al di là di ogni ragionevole dubbio, che non si è assolutamente infetti e portatori di questo virus. Durante il periodo della quarantena succederanno cose terribili, le cui ripercussioni si vedranno nel seguito del libro. Dopo la quarantena, tutti e quattro passano sull'isola di Tenerife. Ecco che qui subito l'avvocato e Prychenko vengono chiamati perché gli viene fatto un discorso molto chiaro. Sull'isola bisogna guadagnarsi tutti il diritto di rimanere e le persone che hanno delle capacità specifiche o specialistiche di un certo tipo sono considerate materiale prezioso. Prychenko, ad esempio, come pilota di elicotteri è preziosissimo perché mancano proprio i piloti. Ma soprattutto in quel momento l'emergenza è medicine, mancano medicinali all'ospedale dell'isola. E quindi è stato già
progettato un viaggio che riporterà Prichenko e l'avvocato insieme ad un gruppo di militari, niente po' di meno che a Madrid. I due sono veramente angosciati, hanno fatto di tutto per lasciare la Spagna ed ecco che li ributtano di nuovo in Spagna, ma c'è niente da fare, obbligati. Ed ecco che salgono tutti su un cargo che atterra nell'aeroporto di Madrid. Da lì, con un elicottero pilotato proprio da Prichenko, atterreranno nel centro ospedaliero più grande di tutta la città e dovranno raccogliere quanto più medicinali possibili. Non sto a dirvi cosa non succederà e tutto. Alla fine avremo solo di 18 persone partite per questa missione, ne torneranno indietro solo 8. Un disastro, e poi ci sarà anche un risvolto politico molto spiazzante per i nostri due protagonisti, perché scopriranno che le isole Canarie sono divise. Su Tenerife vige un regime di stampo pseudosocialista. Sull'isola di Gran Canaria invece si sono radunati i monarchici al seguito di Re Juan Carlos, che però una volta arrivato è morto poco dopo per un infarto. Al suo posto è stata nominata regina di Spagna la figlia Margherita, che a sua volta di lì a poco è stata assassinata. Ecco che adesso la figura carismatica attorno alla quale si radunano gli abitanti dell'isola di Gran Canaria è quella di Froil, il figlio della defunta infanta Margherita. Spionaggio, nel senso che ci saranno su Tenerife quelli che temono i Froili, cioè le spie che arrivano da Gran Canaria. Su Gran Canaria ci sono quelli che temono l'arrivo delle spie che arrivano da Tenerife. Volta gabbana ogni 2 secondi. Ci si ammazza quasi come in una guerra civile. Anzi, forse la guerra civile che si sta instaurando tra queste due isole sta creando più disastri che non tutta l'epidemia messa insieme. Per farla breve, i nostri ritornano a Tenerife, dove però purtroppo li aspetta un'amara sorpresa, perché durante la loro assenza quello che era successo sulla nave, che io non vi rivelo, ha portato delle conseguenze tali per cui adesso i nostri tre, perché uno dei quattro verrà a mancare, saranno costretti a fuggire nuovamente, cercare scampo perché diventeranno dei ricercati. Ecco che finisce così il secondo capitolo della trilogia di Apocalisse Z, un libro che va al di là della storia zombie, perché il fatto che ci siano questi non morti, sì, è la minaccia che colpisce per seguito a tutti i protagonisti della nostra storia, ma è anche vero che quello che viene narrato è il disfacimento della società civile, il disfacimento di tutte le cose che noi diamo quotidianamente per scontato. Ci si ritrova a non avere più medicinali, non c'è più combustibile, non c'è più nessuno che produce niente. Quindi quello che noi oggi consideriamo di poco valore diventa una cosa preziosissima. E soprattutto molto toccante una scena, mentre Prechenko e l'avvocato a bordo di una specie di cingolato cercano di fuggire dall'ospedale madrileno, vanno ad infilarsi proprio con il muso di questo cingolato nell'ingresso del Museo del Prado, perché sul tetto c'è un elicottero che li porterà in salvo. Ecco che una volta entrati nel Museo del Prado, prima di iniziare a correre sulle scale per arrivare all'elicottero, i due si fermano un attimo, guardandosi in giro e guardando questi quadri che, dice l'avvocato, forse sono l'ultima volta che verranno guardati da occhi umano, perché tra un po' spariranno anche loro, visto e considerato che comunque continuano
a scoppiare incendi che devastano la città e quindi prima o poi fatalmente verranno distrutte anche tutte le meraviglie e le opere d'arte rinchiuse nei musei del mondo. Allora l'avvocato si fa dare da Prechenko un coltello, si guarda in giro e stacca un piccolo quadro di Velázquez, un paesaggio, e lo scalza delicatamente dalla cornice, lo arrotola e lo ripone. Se lo ripone addosso, dice perché almeno resti traccia della bellezza che era il mondo, che non c'è più. Ecco, è per questo e per altre mille considerazioni che vengono fatte in questi libri, che a me piace questa trilogia. Non è un'avventura e basta, gli zombie, il coso. No, è l'avventura umana di questo gruppo piccolissimo di persone che da perfetti sconosciuti quali erano, diventano quasi uno unicum proprio perché legati dallo stesso desiderio, quello di salvare, preservare la loro umanità, la loro spiritualità, il loro essere stati esseri umani in un mondo che, malgrado tutto, era anche ricco di cose meravigliose. Io vi consiglio la trilogia di Manuel Loureiro, che se non vado errata, ma adesso controllo subito, sì, è pubblicata da Tea ed è anche in versione elettronica, ovviamente. Ripeto, i volumi sono tre, l'ordine cronologico è Apocalisse Z, I giorni oscuri e L'ira dei giusti. Io L'ira dei giusti l'ho già iniziato, mi ha preso ancora di più perché altre cose stanno succedendo. Ve ne parlerò a breve, spero. E poi non dimenticate che ci sarà forse, no, ci sarà sicuramente il video dei saluti prima delle vacanze, come sempre. E non è detto che quest'anno non vi faccia anche qualche sorpresa con qualche video live from the seaside. Why not? Perché io vado a Riccione, sotto il sole di Riccione. Che canzone orrenda. Però ormai mi è entrata nella testa, quindi me la canticchierò anch'io. Allora, vi saluto per adesso. Un bacione. Ah, per chi non avesse cognizione di causa, esiste anche un mio video in cui faccio la recensione di Apocalisse Z, volume primo. Quindi, nel caso siate interessati a tutta la trilogia, vi cominciate a fare un assaggino così. Rinnovo i saluti. Un bacione. Un arrivederci presto e speriamo di non sbagliare a cliccare. Ciao.